ci troviamo questo pomeriggio a Caselle Torinese, dove tra qualche minuto inaugureremo l'area di sgambamento cani. Siamo qui con l'assessore al bilancio Giovanni Isabella e Angela Grimaldi, autori e perfezionatori di questo progetto. Il progetto nasce 2 o 3 anni fa, siamo stati stimolati intanto dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, che era partito su una loro richiesta e su un progetto mirato proprio alla sensibilizzazione e agli spazi per poter portare i nostri piccoli amici, diciamo, a poter correre e sgambare in piena libertà e in sicurezza. E quindi, stimolati dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, abbiamo preso atto che serviva un progetto, bisognava individuare un'area. Su questo dobbiamo dire grazie al Davide Lanzone, che ci ha regalato il progetto. Era stato portato all'attenzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, quindi era stato approvato da loro. Siamo stati sicuramente un po' lunghi nella realizzazione, ma siamo arrivati. Il principio che ci ha mossi è stato quello di andare a recuperare un'area degradata. Qui c'era il vecchio cantiere dell'interramento della ferrovia, dove è stata abbandonata per anni, piena di rovi, pieni di alberi selvatici, quindi che c'era un po' di tutto. E l'operazione fatta di recuperare, restituire un pezzo di area alla città in una situazione di parcheggio, di sicurezza, avendola illuminata. Questa era una zona che ancora non c'erano ancora neanche le luci, e quindi abbiamo riportato all'onore e all'utilizzo un'area degradata che oggi può diventare l'area per far correre qui in sicurezza i nostri amici. Quindi, con tutto il percorso, abbiamo dovuto fare il regolamento di utilizzo, il regolamento per le sanzioni, e credo che questo sia un segnale anche di civiltà per tutte quelle persone che hanno i loro amici, i loro cani, di cui io anche sono un proprietario, ho anche io il mio piccolo cucciolotto. E questa è una sperimentazione. Se quest'area andrà bene, ci muoveremo nello spirito di poter dotare la città almeno di 3-4 aree ai 4 poli della città, che poter dare un servizio a tutti i cittadini che hanno passione e voglia di tenersi un piccolo cucciolo per farsi anche compagnia. Per accompagnare questo progetto legato all'area cani, abbiamo pensato di mettere in campo anche il patentino. Il patentino è un corso di 4 lezioni teoriche e una pratica che si svolgerà proprio qui presso l'area cani, per poter migliorare il rapporto conduttore e cane e riuscire così ad andare incontro a quella che è un'altra programmazione che abbiamo in campo, e cioè la sensibilizzazione per la raccolta degli escrementi che i nostri animali naturalmente lasciano per la città, e per renderci conto di quanto questo possa essere dannoso per i nostri piccoli cittadini. Quindi un aiuto per i nostri amici a quattro zampe, per poter in qualche modo essere più liberi di correre all'aria aperta, ma allo stesso tempo una forma di educazione civica che passerà anche attraverso le scuole. Da oggi è partita la campagna di sensibilizzazione per la raccolta delle deiezioni canine. Ci sarà per 2 mesi, questo è un avviso molto importante che i nostri concittadini devono recepire, ci sarà per 2 mesi l'affissione di manifesti grandi e 2-3 mila volantini che arriveranno anche nelle case attraverso i soliti canali dei ragazzi, delle scuole e via dicendo. E esplicitato molto bene quali sono, nel senso dell'educazione civica, come si ci comporta con il cane quando si esce fuori dalla propria abitazione. Quindi, dalle sanzioni al guinzaglio alla museruola, viene consigliato l'utilizzo, se no pena poi la raccolta. Se non viene raccolta, ci sono le sanzioni, che sono anche abbastanza salate. L'amministrazione ha puntato prima su la campagna di educazione civica. Finita la parte di sensibilizzazione, sicuramente poi si passerà alle maniere dure, dove purtroppo per poter dare un minimo di educazione, perché non è giusto che gli altri cittadini devono fare lo slalom sui marciapiedi quando passeggiano per la città, passeremo per le maniere forti, con sanzioni abbastanza pesanti. Quest'oggi presente con noi all'inaugurazione dell'area cani il centro cinofilo Walking Dog di Borgaro, che farà una piccola dimostrazione e sarà a disposizione dei cittadini che ne hanno il piacere per illustrazioni, domande e chiarimenti sulla
appunto il rapporto con il loro cane. Consegniamo quest'oggi, è 17 marzo 2018, alla Cittadinanza e alla nuova area di sgambamento cani, che è stato un progetto richiesto da numerosi cittadini sui quali l'amministrazione ha lavorato nei mesi passati, e quest'oggi, con il sostanziale inizio della primavera, diamo anche appunto apertura a questo nuovo servizio per i cittadini. Ci auguriamo che possa essere utilizzato da tanti, utilizzato bene. Questo progetto si accompagna ad una serie di altri interventi che sono la campagna di sensibilizzazione appunto per tenere pulita anche la nostra città, quindi chi accompagna i cani deve essere anche appunto istruito ed educato a mantenere pulita la nostra cittadina, così come anche il corso è per il patentino, come così si chiama così informalmente, per i possessori, i conduttori di cane, che sono iniziati da un paio di settimane e che proseguiranno ancora per un paio di incontri, per poi un altro appuntamento non più teorico sul campo, è proprio realizzato in questa nuova area. Quindi un nuovo servizio per i cittadini che siamo felici di consegnare a tutti quest'oggi.